Parliamo oggi di tennis con il Challenger di Roseto che entra nel vivo, giornata di incontri densa su tutti i campi impegnati. Allora, Rico Giancarli in diretta con il direttore del torneo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carmine, un saluto a te, naturalmente un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Noi siamo proprio all'interno del TC Roseto, è iniziato il torneo, allora subito il primo punto della situazione con l'organizzatore Luca del Federico. Buon pomeriggio del Federico. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a Rete8 e niente, parte questo primo giorno di diretta e siamo al secondo giorno del tabellone principale con tante sorprese, e spicca quella di Flavio Cobolli che per un infortunio di Rongelliti si ritrova con una facilità straordinaria a superare il turno. Purtroppo c'è anche da segnalare la defezione di quello che forse era il giocatore più atteso, Stefano Travaglia, per un problema alla spalla dopo le giornate splendide della Coppa Davis con la vittoria di Musetti all'ultimo singolato. Sì, c'era qui Stefano e ahimè per un problema alla spalla destra si è dovuto ritirare, almeno per questa settimana. Adesso andrà, già sta lavorando col fisio per rientrare e lo aspettiamo nella prossima settimana. Oh, noi c'era anche un po' di preoccupazione per il maltempo, però diciamo che si gioca alla grande qui ai campi di Roseto. Ma devo dire che il Circolo Tennis Roseto ha dei campi straordinari, bellissimi. Oggi abbiamo assaggiato anche un'ora di neve, mentre nevicava i giocatori giocavano. Ci sono le immagini della diretta mondiale su TV Challenger che hanno mostrato questo accanimento straordinario di giocare outdoor con la neve. Allora, Carmine, se sei d'accordo, io direi di andarci a fare un giro con il direttore del Federico qui sui campi dove stanno giocando. Adesso vedo sul campo centrale sta giocando Giannessi, che è un giocatore comunque molto importante del tennis italiano. Quindi, se ci seguite, noi vi mostriamo proprio in diretta le partite qui dai campi del Circolo di Roseto. Ora andiamo a mostrarvi le partite. Eccoci qua, andiamo proprio in diretta sui campi, Carmine, così vi Sì. facciamo vedere in tempo reale come è anche organizzata qui la struttura ai campi del TC Roseto. Direttore del Federico, diciamo che l'organizzazione è perfetta. Ma abbiamo realizzato un centrale da 1000 posti e quindi potete voi vedere in diretta uno spettacolo incredibile. E adesso stanno giocando Giannessi e Andrej Martin. Due giocatori top 100 oggi attorno alla 120ª posizione ed è uno spettacolo perché dietro si vede il palabasket, un impianto completamente ristrutturato. Un grazie al presidente Bianchini, a tutti gli amici del Tennis Club Roseto perché veramente stato realizzato qui e ci auguriamo anche per le prossime edizioni. Noi stiamo vedendo proprio in primo piano Giannessi che dopo aver vinto 6-0 il primo set ha ceduto 6-2 il secondo. Io direi che ci possiamo fermare qui per questo nostro collegamento in diretta con il direttore del torneo Luca Del Federico. Se hai domande ti ascolta il direttore, altrimenti ti restituisco la linea. Grazie Rico, allora ci aggiorniamo ai prossimi risultati nel collegamento quotidiano e anche negli aggiornamenti del TG della sera. Grazie e buon lavoro.